Marinaio del web, benvenuto o bentornato su Radio di Bordo. Ti è mai capitato di rimanere in mare, impossibilitato a tornare in porto per qualche motivo? Un'avaria, mancanza di carburante? Boh, a me... sì. Benvenuto in questo nuovo video, io sono Matteo. Certo, se ti capita un'emergenza in mare, puoi sempre fare affidamento al WHF o al numero unico della Guardia Costiera 1530. Cosa succede però? Che verrai aiutato tu e chi è con te a bordo, ma non la tua barca. E quindi cosa devo fare? E quindi è la tua barca, ci deve pensare qualcun altro. Proprio per questo quest'anno ho deciso di affidarmi a un servizio di assistenza in mare per poter finalmente navigare tranquillo, non avere problemi. Si chiama SailorNet e dal 2002 è un centro di eccellenza dedicato ai diportisti in mare. Non ti nego che all'inizio, non conoscendo questo tipo di servizio, la mia paura era quella di andare a spendere chissà quanti soldi per poter attivare un'assistenza in mare. Ma è qui che cambiano le cose, perché con SailorNet potrai creare un pacchetto assistenza totalmente personalizzabile. Più servizi aggiungi, più paghi, meno servizi aggiungi, meno paghi. Ma non solo, perché oltre ai servizi potrai decidere se fare un abbonamento semestrale, magari per utilizzare la barca d'estate o durante un lungo viaggio, oppure un abbonamento annuale. Tutto bello, ma questi servizi quali sono? Il primo è sicuramente il recupero imbarcazione in panne. Per cause tecniche, avarie, mancanza di carburante, incaglio, insomma, se sei impossibilitato a rientrare in porto, la centrale operativa ti invierà personale qualificato e, se necessario, recupererà la tua barca e la porterà fino al porto più vicino. Secondo, assistenza tecnica in porto. In caso di avaria o malfunzionamento delle apparecchiature, sarai contattato telefonicamente per provare a risolvere il problema, ma se questo non dovesse bastare, la centrale operativa individuerà un tecnico e te lo farà trovare al porto quando arriverai. Le prime 2 ore di manodopera di questo servizio sono incluse nel pacchetto. Numero 3. Reperimento in via di un sommozzatore. Se hai bisogno di un sommozzatore per qualsiasi problema, la centrale operativa te ne troverà uno. Anche in questo caso la prima ora è compresa nel canone dell'abbonamento. Sicurezza in mare. Questo è sicuramente il servizio che mi piace di più, perché è un piccolo dispositivo satellitare, quindi non avrai alcuna limitazione di copertura GSM o GPRS essendo satellitare, e ti basterà premere o il pulsante di emergenza o il pulsante di richiesta assistenza e in automatico arriverà alla centrale operativa. Altro servizio: ricerca e prenotazione posto barca. Non dovrai più metterti a chiamare, a telefonare per cercare la disponibilità di un posto in un porto, ma sarà SailorNet a occuparsi della ricerca ed eventualmente a prenotare il posto per fartelo trovare bello quando arrivi. Non poteva mancare l'assicurazione RC Natanti. Scegliendo questa opzione potrai, mentre configuri il tuo abbonamento, ottenere un preventivo dell'assicurazione così, in pochi minuti, senza sorprese. E qui andiamo un po' più sul tecnico, Tutela alla navigazione. Questo servizio ti offre assistenza sanitaria in tutto il Mediterraneo e nell'entroterra europeo e tutela legale per pratiche legate a sanzioni amministrative e penali. Ultimo servizio, ma non per importanza, Life Vest, un servizio innovativo che ti permette di vedere immediatamente risarcito ogni danno derivante da un sinistro nautico senza dover aspettare i tempi delle assicurazioni. Visto che ora ti ho elencato tutti i servizi, fai il bravo, metti mi piace al video, commenta, iscriviti al canale, dai, su. Bravo, bravo, ottimo, ottimo, ottimo. Ora però andiamo a casa, perché voglio farti vedere con quanta semplicità puoi personalizzare ed attivare il tuo abbonamento SailorNet. Una volta collegati al sito sailornet.it, nella parte superiore a destra troviamo Crea il tuo preventivo, clicchiamo e andiamo a configurare l'abbonamento. In questa schermata possiamo scegliere quelli che sono i servizi che vogliamo attivare. Nel mio caso attiverò il recupero imbarcazione, quindi traino in mare senza costi aggiuntivi che viene sempre incluso, e sicurezza in mare, quindi riceverò un dispositivo satellitare che installerò a bordo della mia barca. Procedi. A questo punto scegliamo la durata dei nostri servizi. Nel mio caso farò un 6 mesi, attivo dalla giornata di oggi, va benissimo. Allora, la barca ha più di 10 anni. Andiamo avanti. Distanza dalla costa mettiamo 10 miglia. Quanto è lunga la tua barca? Fino a 8 metri. Procediamo. A questo punto, come potete vedere, lui ha già creato il nostro preventivo, quindi assistenza in mare 6 mesi a partire dal 20 giugno fino scadenza al 20 dicembre. Troviamo tutti i dati e a questo punto abbiamo l'importo netto, nel mio caso 236 euro. Accettiamo tutto e procediamo alla schermata successiva. Ora andiamo ad inserire i dati della nostra imbarcazione. Marca, nel mio caso Ceccarelli Classic, modello Boxer 24, targa
pescaggio nel mio caso 1,5 metri, propulsione vela, motori andiamo ad inserire uno, un piccolo fuoribordo, marca del motore Mercury, lunghezza fuori tutto 7,2 metri. Procediamo. Ora andiamo ad inserire i dati anagrafici e di fatturazione, quindi inseriamo i nostri dati, impostiamo una password per poter poi accedere alla nostra pagina e al sito, accettiamo le condizioni, nel mio caso non intesteremo una società ma una persona fisica, in caso si indica la ragione sociale, partita IVA e gli altri dati e l'indirizzo a cui spedire il dispositivo di copertura satellitare. Potete aggiungere delle note relative all'ordine, nel mio caso non aggiungeremo niente, come ci siamo conosciuti, riepilogo e pagamento, andiamo avanti, troviamo tutto il riepilogo del nostro abbonamento, tutti i dati per poter spedire, tutti i dati dell'imbarcazione, accettiamo le condizioni, leggetele bene ma nel mio caso le ho già lette, restiamo in contatto per ricevere poi eventuali offerte personalizzate. Decidiamo il metodo di pagamento, bonifico bancario, carta di credito o PayPal, selezioniamone uno, nel mio caso bonifico, e a questo punto riceveremo le modalità di pagamento alla mail che abbiamo fornito in fase di registrazione. Una volta completata la registrazione, se tra i servizi scelti hai scelto sicurezza in mare, dopo pochi giorni riceverai a casa il kit di bordo, questa confezione che contiene il dispositivo satellitare di cui ti parlavo prima, composto da un'unità centrale, un cavo lungo quasi 2 metri e un telecomando con due pulsanti, uno con l'SOS per richiesta di soccorso e uno con la chiave inglese per richiesta di assistenza. Basterà installare la centralina a bordo, è semplicissimo perché sono 6 viti, magari in acciaio inox oppure con del nastro biadesivo, e rispettare le semplici regole, ovvero installarlo lontano da parti metalliche, all'esterno della barca e sempre con la parte superiore rivolta verso il cielo. È satellitare, deve vedere il cielo. Nessun altro collegamento perché è autoalimentato, ha una batteria all'interno, dura circa 2 anni. Una volta installato bisognerà fare un piccolo test con la centrale operativa, ma troverai tutta la documentazione all'interno della scatola che ti arriverà a casa. Ora che tutto è arrivato lo monto anche io e mi vado a fare un bel giro in barca. Oh, ma quanto si sta bene in mare, quanto si sta bene. Poi un po' di venticello, quando ci sarà? 7-8-9. 7-8-9, un pochino d'onda, pochino, però sì, sì, il timone, Piero, non va il timone! Piero, non va il timone! Non va il timone, Piero! Come non va il timone? È una simulazione concitata, Piero. Non va il timone! Non va il timone! Ma che problema c'è? Ho fatto l'abbonamento con SailorNet. Adesso ti faccio vedere cosa succede se premo il pulsante richiesta di assistenza. Allora, andiamo dove si trova il pulsante di allarme SOS o assistenza e premiamo in questo caso il pulsante di assistenza fino a quando non smette di lampeggiare. Ci vorranno circa 5 secondi. Ha smesso di lampeggiare e adesso attendiamo. Adesso che abbiamo lanciato il segnale di assistenza, in un tempo che va tra i 5 e i 15 minuti questo segnale arriverà alla centrale. La centrale ti chiamerà, ti chiederà se hai bisogno di assistenza, se... e ti mandano un traino. Se tu non dovessi invece rispondere al telefono per qualsiasi motivo, il traino viene mandato in automatico. Ok? Perfetto. Chiaramente autorizzato dalla Guardia Costiera. Sempre. Chiaro? Chiaro. Chiaro. Pronto, signor Munaretto? Sì, salve, la SailorNet, assistenza nautica. Guardi, ci è arrivato un allarme di assistenza da parte della sua imbarcazione. Ok, perfetto. Non c'è pericolo di vita a bordo, giusto? Ok, perfetto. Allora, guardi, noi le coordinate ce le abbiamo, quindi le mandiamo subito al gruppo e comunque per qualsiasi cosa non esiti a contattarci. Siamo a sua completa disposizione. A tra poco. A lei. E adesso attendo il traino fino al porto più vicino. Dai, ormai lo sai, ci piace scherzare, abbiamo provato, abbiamo simulato in questo video quello che potrebbe succedere nella realtà e ti abbiamo fatto vedere come realmente interviene la centrale operativa. Ti lascio in descrizione il link per poter andare direttamente sul sito di SailorNet a fare il tuo preventivo, avrai anche uno sconto del 10% cliccando su questo link. Se ti è piaciuto questo video mi raccomando clicca mi piace, lascia un commento, iscriviti al canale e noi ci vediamo la prossima settimana. Ciao!
prossima.